Ciao a tutti ragazzi, rieccoci con un nuovo esercizio da fare insieme. Sono Noemi Santiloni, coach e trader in commodity spread e opzioni e mentore del programma Coach di Alpha for All. Oggi andremo di nuovo a fare un esercizio interattivo insieme, quindi se vi è piaciuta l'operatività in commodity spread sicuramente non potete perdervi il video di oggi. Andremo ad accorciare considerevolmente i tempi di un'operazione a mercato, in questo caso in commodity spread, e sarete voi i protagonisti di questa operazione. Quindi mi aspetto tantissimi commenti, fatemi sapere com'è andata la vostra operazione e se vi è piaciuta questa tipologia di video. Prima di iniziare con gli esercizi andiamo a vedere alcuni spunti operativi per capire come funziona l'operatività in commodity spread. Innanzitutto possiamo suddividere l'operatività in spread con operazioni al rialzo o al ribasso. In questo caso vediamo un esempio di stagionalità rialzista perché abbiamo la linea scura che rappresenta il nostro spread, quindi il differenziale dei future che abbiamo preso in considerazione, la linea rossa e la linea blu, che sono rispettivamente la media a 5 e a 15 anni. In questo caso vediamo che ci sono le due linee, la rossa e la blu, che stanno salendo. Stagionalità rialzista significa che io vado ad avvantaggiarmi guardando la stagionalità che appunto sta salendo andando long, quindi in acquisto dello spread. Stagionalità ribassista è esattamente il contrario, quindi la linea nera rappresenta sempre il nostro spread, la linea rossa e la linea blu sempre le medie a 5-15 anni. Vedete che le medie dal punto più o meno in cui ci troviamo in questo momento fino alla fine della vita di questo spread vanno verso il basso, quindi noi ci avvantaggiamo andando short, ovvero in vendita, per sfruttare appunto la stagionalità. Questo è un grafico molto importante che all'interno dell'Alpha for Charts trovate con il nome di Price Continuous e rappresenta un range, ovvero il massimo, il minimo, praticamente una fascia di prezzo entro cui un determinato spread si muove. In questo caso vediamo, in questo esempio, che la fascia di prezzo si aggira tra il meno 60 e il più 60. In brevissimo, quando vogliamo comprare, compriamo ad un prezzo basso, quindi vicino alla fascia del meno 60. Quando vogliamo vendere, andiamo a farlo vicino ad un prezzo alto, quindi alla fascia del più 60. In breve, l'operatività in spread perché la facciamo? Perché è molto semplice, richiede un capitale limitato e protetto proprio perché è in spread e richiede poco tempo. Una volta che siamo diventati un po' più smart nel fare le nostre considerazioni. Partiamo con gli esercizi, esercizio di oggi sullo ZC MICE tick move di 0,25 e quindi 12 dollari e 50. Fa parte del comparto degli agricoli. L'operazione che prendiamo in considerazione oggi è uno spread avvenuto nel 2016. Mi raccomando, non andate a spiare prima di scegliere che cosa fare in questa operazione, perché se no non vale, tra settembre e dicembre. Quindi andiamo a fare subito un'analisi tecnica di quel periodo. Vediamo che abbiamo una stagionalità favorevole short, la proposta è in vendita, infatti, e ci troviamo con un RSI in ipercomprato, quindi favorevole per andare short. Qua abbiamo il grafico con la fascia dei prezzi, vediamo che i prezzi sono considerati medi perché ci troviamo vicino allo zero, che è effettivamente un punto abbastanza sensibile, in cui buona parte dello spread effettivamente si sviluppa al di sotto di questo prezzo, però vediamo che negli anni passati sono stati raggiunti dei prezzi più volte quasi fino al 20 e in alcuni anni anche quasi fino al 40 e 60. Fatta questa breve premessa di questo spread, in questo momento il prezzo di questa operazione vale meno 5. MKT sta per mercato, quindi significa che il prezzo che il mercato ci offre in questo momento è esattamente questo, quindi meno 5. Entrare a mercato significa che entro direttamente nell'operazione, sono sicura di avere l'operazione in macchina, però è ovvio che potrei avvantaggiarmi con un prezzo più o meno
vantaggioso inserendo un'altra tipologia di prezzo, che sono appunto le soglie proposte Silver a 0 e Gold a 20. Il margine richiesto per questa operazione è di $255. Ricordiamo che la distanza tra la soglia market, quindi del prezzo di meno 5, alla soglia silver è di $250. La distanza tra la soglia market e la soglia gold è di $1250. Fate le vostre valutazioni, scegliete qual è il prezzo a cui pensate che sia più opportuno entrare short in questa operazione, ricordatevelo, perché andremo a vedere poi come si muoverà questo spread e mi aspetto che mi diciate quanto avete guadagnato o perso, non voglio spoilerare nulla. Partiamo con l'operazione, avete scelto, se non avete scelto fate un attimo pausa del video e andiamo subito a vedere come proseguire con l'operazione. Ricordo a tutti che chi entra a market è già in mercato, infatti tra l'altro sta già anche guadagnando. Soglia silver e soglia gold, vedremo se nell'arco dell'operazione verranno toccate. Al momento abbiamo la market che oscilla tra un piccolo guadagno e una piccola perdita, abbiamo $50, siamo al zero. Comunque lo ZC rappresenta il future del corn, tendenzialmente ha dei movimenti abbastanza contenuti. Rappresenta una di quelle materie prime che fanno parte di uno dei comparti un po' più tranquilli, quindi le più consigliate per muovere i primi passi nella piattaforma reale. Ovviamente in simulata tutto quello che volete. Siamo un pochino in perdita con la soglia market, ma un centinaio di euro poco male, non disperiamo. Aia, aia, siamo in perdita un pochino. In questo momento è entrata la soglia silver. Siamo in perdita di €287 con la soglia market, una piccolissima perdita con la soglia silver, perché vedete che il prezzo dello zero è stato leggermente superato. Ma andiamo avanti con l'operazione, perché ancora non vi preoccupate che non è finita qui. Avevamo visto che effettivamente la soglia dello zero è una soglia molto importante, quindi da qui effettivamente l'operazione potrebbe scendere. Vediamo se avevo ragione. Lo spread è subito un pochino sceso, quindi soglia silver si trova, ecco, adesso di nuovo in pari, un leggero guadagno. Questa agonia solitamente dura molto più tempo, quindi qua circa sono qualche secondo che rappresentano una giornata reale dell'operazione. Ovviamente quando si va in guadagno non è più agonia, ma è ovviamente una buonissima sensazione, anche perché abbiamo un discreto guadagno per la soglia silver e un piccolo guadagno per la soglia market. Ecco qua che c'è la proposta di prima uscita. Quindi, ci vogliamo portare a casa questo guadagno o rischiamo di perdercelo oppure possiamo approfittare di una stagionalità ancora in calo per fare un ulteriore guadagno. Chi aveva scelto la soglia market in questo momento ha un guadagno di soli $25. Chi aveva scelto la soglia silver ha un guadagno già un po' più discreto. Tra l'altro ci avviciniamo anche al valore del margine richiesto, quindi siamo a $275, quindi che cosa fate? Vi portate a casa questi guadagni o la rischiamo ancora? La soglia gold al momento ancora non è entrata, quindi ancora a bocca asciutta. Fate la vostra scelta, usciamo oppure no, nel frattempo noi andiamo avanti con l'operazione. L'operazione sta ancora scendendo, quindi stiamo guadagnando ancora un pochino. Ogni tanto c'è qualche ritracciamento fisiologico verso l'alto. Abbiamo una seconda uscita, quindi
chi ha deciso di rimanere nell'operazione è stato coraggioso, in questo caso ha fatto bene. Abbiamo l'uscita numero 2, quindi per chi ha scelto il market può portarsi a casa $125,50, chi ha scelto la soglia silver $375. Che cosa decidete di fare? Uscire con questo guadagno oppure proseguire ulteriormente? Abbiamo ancora una possibilità di uscita, abbiamo ancora una parte di strategia che può continuare, non sappiamo se meglio o in peggio, quindi fate la vostra scelta e proseguiamo. Come vedete, dopo ogni piccola discesa c'è sempre un po' uno storm, è fisiologico, un andamento un po' a zigzag. Questo non vale solo per lo spread, ma per tutti gli strumenti. Sta riprendendo un po' le quotazioni di prima, stiamo raggiungendo i minimi, quindi chi ha resistito al momento sta guadagnando molto. Ecco qua, fine dell'operazione, soglia gold non è entrata, non è mai stata toccata, effettivamente era molto alta, quindi era molto difficile che il prezzo di 20 venisse toccato. Market $250, quindi chi ha resistito fino a qua ha fatto comunque un bel profitto, nonostante comunque un'iniziale perdita, però sempre meglio che niente. E silver direi un $500, quindi ottima entrata, era proprio il prezzo da inserire per questa operazione. Andremo a vedere adesso insieme alla dottoressa Silvia Pallavicini la profilazione del rischio. Abbiamo già accennato al fatto che lo ZC è una materia prima abbastanza conservativa, ma andremo a vedere per le varie soglie di prezzo e per le varie personalità com'era più o meno consigliato inserire questa operazione al mercato.